Grassi, battute finali della partita dell'aeroporto, voi sollevate questa volta una criticità in particolare, quale? Sì, quella del sorvolo degli aerei sopra la città di Firenze, una delle cose che sono sempre state negate sia dai gestori degli aeroporti di toscani sia da ENAC, ma che leggendo i documenti, soprattutto della seconda parte dell'integrazione e consultandosi con quelli che sono piloti, con coloro che sono del mestiere, si viene a sapere che sono più possibilità, sia nel momento in cui l'aereo in caso di problemi dovesse riattaccare e quindi ripartire, risolvorerebbe tutta la parte di Firenze, anche del centro storico, sia ci sono alcune aree che sono deputate praticamente ad attendere nel caso in cui ci sono più aerei che devono atterrare sullo scalo di Firenze o decollare, quindi c'è traffico, che sono proprio su alcune zone che sono attualmente toccate dalla pista attuale. Quindi da un certo punto di vista la motivazione principale, ci sentiamo dire, è poniamo fine al problema di Quaracchi, Brozzi, le piagge, e invece ci ritroviamo che molto probabilmente molti aerei possono passare di lì. È vero che percentualmente sono meno, ma sono anche percentualmente molto di più gli aerei che sono previsti in atterraggio e in decollo dal nuovo aeroporto, perché ovviamente si amplierà e più che raddoppierà i voli. Quindi da questo punto di vista anche questa è un'ulteriore motivazione che si somma alle problemi idrogeologici, ai problemi economici. Ricordiamolo che il 50% dei finanziamenti arrivano dallo Stato, quindi dai fondi pubblici. Ci sono problemi anche dal punto di vista di quelli che sono i rischi ambientali, dal punto di vista anche dell'università che ha il polo delle tecnologie proprio lì accanto, e quindi da questo punto di vista noi continuiamo a dire, anche in forza ai pareri dell'ASL, che ci sono assolutamente documenti carenti, documenti assolutamente contraddetti dagli stessi dati e dagli stessi fatti, che non permettono oggi di dire di poter approvare un progetto come quello che è stato presentato nel master plan da parte degli aeroporti toscani. Il governatore Rossi ha approvato una mediazione, ha posto le sue condizioni, le espliciterà in consiglio regionale proprio questa mattina. Costituire un tavolo per siglare un accordo di programma con soggetti pubblici e privati. Non basta? Il presidente Rossi fa i pesci in barile come sempre, nel senso che cambia idea ogni 5 secondi. Nello scorso mandato era o 2000 metri o non si tocca l'aeroporto attuale, ora viene fuori con questa nuova trovata. Diciamo solo che il comune di Firenze, che sappiamo quanto vale nella scacchiere politico, lunedì scorso ha bocciato la mozione solo per chiedere un percorso di partecipazione e un percorso di informazione ai cittadini e alle istituzioni su quello che è il progetto da parte della regione, neppure glielo chiediamo. Quindi mi sembra che si stia facendo una forzatura dopo l'altra, un accordo di programma. Per recitare qualcuno che faceva il sindaco di Firenze, non si nega a nessuno. Poi dopo, il giorno dopo, quando va applicato, diventano sempre più problemi. Basta pensare al Parco della Piana, basta pensare al fatto che ci viene detto che la pista verrà dismessa immediatamente. Leggendo documenti, fino al 2023 l'attuale pista non viene dismessa. Quindi vuol dire che per 6 anni almeno possiamo avere 2 piste contemporanee. E poi da qui al 2023 sai quante modifiche possono avvenire e quindi quante piste possiamo comunque mantenere in funzione, perché è andata così bene, perché c'è qualsiasi modifica. Ricordiamolo che solo 30 anni fa quell'aeroporto era un aeroclub, quindi ora lo si vuol far diventare 2400 metri la pista, quindi mi sembra che protocolli, promesse e quello che c'è scritto valga assolutamente poco. Quello che molto probabilmente va avanti è sicuramente l'affare, che molto probabilmente va oltre ogni norma, perché verranno derogate o comunque cambiate varie normative, e poi la forza di imporre, perché questo non si può altro che dire, imporre un'opera come quella dell'aeroporto senza una discussione, soprattutto con documenti assolutamente carenti. L'ultima notizia si è trovata è che l'ASL dice che lo studio epidemiologico andrebbe preso e cestinato completamente perché è sbagliato. Quindi si parla della salute dei cittadini. Ecco, insomma, da questo punto di vista credo che noi ci teniamo alla salute dei cittadini. Qualcuno ci tiene molto probabilmente solo a fare l'aeroporto.